Avevo trovato questo titolo, che è anche il titolo di un libro che Paolo Rosa e il resto dello Studio Azzurro ha realizzato di recente, che è dai musei di narrazione, dai musei di collezione ai musei di narrazione, perché poteva essere uno spunto interessante per parlare appunto del tema delle tecnologie e del coinvolgimento multimodale con cui il pubblico, il visitatore è coinvolto in queste realizzazioni. Devo dire che chi mi ha preceduto ha reso molto ricco, estremamente complesso, come di fatto lo è, il tema, o meglio ancora i temi, l'argomento, o meglio ancora gli argomenti che questa invasione che il genere umano sta subendo e ha subito delle tecnologie elettroniche si porta dietro, mi obbliga a fare una riflessione e mi spinge un po' a come ricapitolare. Mi permetto di ricapitolare un po' ciò che è successo in questi anni. Per noi cominciano a essere un certo numero di anni. Lo Studio Azzurro, l'atto di fondazione è dell'82, ma Paolo Rosa, Fabio Cirifino ed io, a cui poi dopo 10 anni si è aggiunto Stefano Roveda, abbiamo cominciato a maneggiare immagini elettroniche circa 40 anni fa. E questo non per mettere la classica medaglietta alla propria attività, ma per dire che anche in Italia, e devo dire soprattutto in Italia, la vista prospettica, la profondità di interrogarsi su determinati temi, e in particolare su quello che voleva dire l'uso di tecnologie nei confronti della cultura, no? E dell'uomo, dell'utente, brutta parola la uso, è partita anche in modo molto innovativo e molto intenso parecchi anni fa. E devo dire che alcuni elementi di cui un po' parleremo adesso sono nello scorrere degli anni estremamente validi, ancora attuali. Allora, non sono bravissimo a parlare e quindi mi farò aiutare per esprimere meglio e restituirvi ciò che nel bene o nel male la ricerca che abbiamo fatto in questi anni, vorrei farmi aiutare appunto dalle parole e dalle realizzazioni. Alcune documentazioni non sono di una bellezza eccessiva perché vanno proprio indietro negli anni e coinvolgono tutta una serie di elementi che a distanza di anni sono assolutamente attuali adesso, come ad esempio il tema che avevo di parlare prima dell'immersività, che per noi è estremamente normale o quotidiano, ma che quando abbiamo iniziato ad esplorare questo mondo, questo universo, non era così dato per scontato. Tenete conto che quando è iniziata la ricerca, l'unico modo per vedere immagini elettroniche
cucina o nel salotto buono, no? Con il quale l'osservatore vedeva una sorta di finestra della realtà. E per tutta una serie di ragioni, no? Fin dall'inizio, e vi farò vedere, portate pazienza, sono piccoli spezzoni, vi farò vedere, fin da quando abbiamo iniziato, probabilmente la nostra formazione, nessuno di noi, dei fondatori dello Studio Azzurro, è un tecnico. Ci siamo formati qua, no? A Brera, dal liceo artistico fino all'accademia, e quindi la nostra formazione è assolutamente visiva. E quanto Vittorio Vallese prima parlava proprio dell'ossessione, confermo questo impulso ossessivo e rinnovo a lui l'offerta di diventare oggetto anche di collaborazione e di esperienza insieme con le immagini. Ma vi dicevo, fin dall'inizio, no? In modo molto di pancia e poco voluto da un programma di lavoro, da un progetto, per una serie di ragioni che non vi sto qui a ricordare, se ci sarà bisogno lo potremo approfondire, il nostro modo di lavorare con le immagini elettroniche è stato molto simile a quello con cui noi maneggeravamo la creta negli studi e nei laboratori dell'Accademia. Era una materia che non era slegata da una dimensione tridimensionale, e quindi quando abbiamo affrontato l'immagine elettronica l'abbiamo pensata non come quando ad esempio si è a casa di fronte allo schermo o anche al cinema, no? Noi siamo degli spettatori amputati. Nel momento in cui noi ci sediamo sulla poltrona del cinema o di casa, le gambe ci vengono tagliate, le braccia ci vengono tagliate, sulla testa ci viene messo un paraocchi, no? E il senso dell'udito e il senso della vista sono gli unici canali sensoriali attraverso i quali ai tempi avevamo a che fare con la riproduzione delle immagini. Vi ripeto, non so perché, probabilmente per diverse ragioni, è stato più di pancia che il progetto. Fin dalla nostra installazione, per noi lo spazio dentro al quale le immagini elettroniche venivano o si manifestavano è stato uno spazio importante, uno spazio dal quale noi non potevamo distaccarci, tenerne conto. Non solo, ma a quel tempo, no, le apparecchiature erano il monitor a tubo catodico, erano degli oggetti, no, di 40, 50 centimetri di lato, dei cubi che pesavano 50 kg pure, e quindi non erano così immateriali come adesso. E quindi la presenza fisica di quell'oggetto, i suoi contenuti multimediali, lo spazio dentro il quale questi contenuti multimediali venivano mostrati, hanno formato per noi immediatamente una sorta di triade che non potevamo non dimenticare. A proposito di questo, mi vengono in mente due cose. Uno, un piccolo trafiletto, due righe di un testo scritto da un allievo di Giorgio Gurdjieff, un mistagogo degli anni 40, di cui Valerio Spensky
che ha scritto questo libro, La Quarta Via, riporta lezioni e insegnamento. Gurdjieff è stato uno dei personaggi tra l'esoterismo e l'antroposofia che tentò di legare le conoscenze orientali con quelle occidentali. Scriveva, riportava, e io riporto a braccio, fin quando l'essere umano non avrà la possibilità di manifestare la sua presenza al di là, no, della sua esistenza corporea, lui avrà sempre a che fare con questo, col suo corpo, e con questo corpo non potrà proprio distaccarsene, non avere altre esperienze. Adesso, anche questo, letto, ma non per programma, letto così per curiosità e interesse, è passato attraverso la nostra esperienza. E quando una rappresentante di Google Italia ci venne a chiedere se avevamo in mente, se avevamo pensato a qualche cosa di relativo alla dimensione di rete, di social, di dimensione appunto di rapporto e comunicazione immateriale, io ho detto lo vorremmo fare, ma tutto ciò che in parte è legato a quell'attività, come tende a escludere o a considerare in modo diverso la presenza del nostro corpo, la presenza dei nostri sensi. E quindi è un tema ancora aperto, è un tema su cui ancora ci dibattiamo e vogliamo pensare a come muoverci. Perché ho parlato di questo? Perché a distanza di più di 30 anni questo elemento, lo spazio, i contenuti multimediali, il rapporto del cosiddetto utente, no, con i contenuti multimediali espressi in un ambiente, sono ancora assolutamente validi, e lo sono ancora di più per chi come dire, ha un attraversamento nel mondo dell'arte, nel mondo dell'espressività creativa, perché si trascina immediatamente dietro il tema dell'autorialità. Quando il visitatore, l'osservatore, è difficile, io uso diversi termini perché sono dei termini che sono continuamente fluidi in movimento. Quando quindi l'osservatore, no, ha la possibilità di muoversi in uno spazio dove la cosiddetta opera è posta, attraverso il suo movimento, attraverso la possibilità di non stare con la testa che guarda solo una parete illuminata, ma lancia degli sguardi laterali a questi contenuti multimediali e determina e stabilisce il tempo o l'alternanza con cui guardarli, no? Compie l'ultima operazione di regia. Quindi chi, l'autore di quell'installazione, di quell'opera multimediale, è in un secondo libro, in un altro libro che Paolo Rosa ha scritto con Andrea Balzola, L'arte fuori di sé, no? Non può che essere un artista, un creatore multiplo, molteplice, no? La dimensione autoriale è tutta da rivivere e da ricompletare.
Questo è assolutamente e tuttora forte come tema, no? Come importanza, come elemento su cui riflettere. Vi ripeto, ascoltando chi mi ha preceduto, ho segnato degli appunti, sono stati veramente i tanti temi di cui si è parlato, tanti elementi di suggestione. Questo, ad esempio, della autorialità è stato un tema che subito mi è venuto in mente, e di come fin dall'inizio per il nostro lavoro la presenza e la considerazione dello spazio dove l'opera è collocata è stato assolutamente importante. Quindi capite, per ritornare al tema dell'immersività, scusate, quanto questo elemento è presente, ma quanto ha delle radici profonde che non partono dai nostri così superficiali tentativi, ma sprofondano, no, nei secoli del tempo. L'architettura, no, è una delle arti appunto più immersive, no? L'architettura si abita, e quindi non puoi non esimerti dall'essere dentro all'opera, no? Non di fronte all'opera, e quindi avere non un punto di vista, ma avere un punto di vita. Cosa che in questo gioco di parole molto spesso nella nostra attività ci siamo trovati a considerare. Concludo questo primo tema e concludo questo primo tema perché vorrei parlare anche di un'altra suggestione. Mentre ascoltavo appunto gli interventi precedenti su il tema di cosa un po' decreta il successo e l'insuccesso di aspetti, no, della ricerca. Beh, a noi è capitato proprio, non ripeto, attraverso un programma di ricerca, ma riflettendo su ciò che avevamo provato a esprimere prima di pancia, che attraverso una più razionale così, speculazione, è stato quello dell'immaginario collettivo. Abbiamo scoperto che le opere che sono diventate più emblematiche, che sono state più riconosciute nel nostro lavoro, nel nostro lavoro di ricerca, corrispondevano proprio a un immaginario collettivo che richiedeva che questo accadesse. Giusto per interrompere se le tecnologie non mi tradiscono, giusto per interrompere il parlato, magari ci parlerò anche sopra, volevo farvi vedere l'opera che negli anni '80 è stata rappresentativa di questa ricerca negli anni '80, che è il Nuotatore, che racchiude in sé proprio tutti quegli elementi che vi dicevo. E impercettibilmente ne apriva degli altri. Che cosa alla fine raccontava? Perché di racconto ancora una volta parliamo, no? Studio Azzurro è molto spesso, a volte viene confuso con persone che smanettano con i macchinari, software e hardware. Non è così. Gira e rigira, noi siamo bravi a raccontare storie per immagini.
ed è quello che facciamo. E lo facciamo attingendo e usando le tecnologie che corrispondono col nostro tempo, con la realtà che ci circonda. Beh, che cosa succedeva? Avete visto nei titoli di testa? Il nuotatore è dell'84, ha i suoi begli anni. Beh, in quegli anni il vincolo fisico di infrangere, cioè che l'immagine elettronica potesse infrangere la dimensione fisica del televisore, era un desiderio, uno di quegli elementi dell'immaginario collettivo che volevamo che tutti quanti accadesse. E con l'idea di usare i monitor come tessere di mosaico, no, abbiamo fatto sì che un'immagine elettronica riproponesse la scala 1 a 1, riproponesse una figura a grandezza naturale e la raccontasse, no, con un tempo anche quello in scala 1 a 1. A quel tempo il video era registrabile su videocassette della durata massima di un'ora e la nuotata, no, del nuotatore, che non era un atleta ma era un attore, lo si vede così dallo stile, durava giusto appunto un'ora, la lunghezza delle cassette. Questo non è un difetto, ma il fatto di vedere che potevamo stoppare o riavviare la registrazione si riferisce al fatto che eravamo riusciti con una operazione molto artigianale ad avviare 12 videoregistratori che restituivano 12 immagini registrate sincronizzate. Ovviamente, avendo 12 telecamere in diretta, la cosa sarebbe stata ovviamente più semplice e più naturale. Faccio un salto, questa è una premessa, ce ne sono state molte altre, il tempo è tiranno, quindi devo fare una sintesi molto complessa del nostro lavoro. Allora, un'altra grossa esperienza è stata quando la dimensione, interattiva, il salto tecnologico che ci ha permesso di passare da l'universo analogico nel quale vivevamo a un universo digitale e per giunta interattivo, ci ha dato l'occasione per mettere alla prova le nostre idee. Quali sono gli elementi di questo salto tecnologico che abbiamo preso in considerazione? E sono stati degli elementi in contrapposizione a quello che normalmente accadeva. Ad esempio, il rapporto 1-1 tra dispositivo e utente, no? Abbiamo provato a pensare e a progettare degli esperimenti, chiamiamoli così, erano delle opere, delle installazioni, che invece presupponevano una interattività di tipo corale, cioè quindi che il rapporto appunto macchina e utente, dispositivo utente, non fosse singolo, ma che anche si potesse sviluppare attraverso la presenza di più persone, quindi di più utenti. Questo obbligava le persone, gli utenti, a relazionarsi fra di loro e quindi in una sorta di idea primordiale, no?
spazi nel quale più persone collaboravano per dialogare con i dispositivi non erano solo, come si diceva prima, ambienti sensibili, ma erano anche spazi di relazione, giusto appunto per ritornare a parlare di questo, del nostro corpo, no? Attraverso il quale noi percepiamo ciò che ci sta attorno, ma percepiamo anche, i risultati della presenza di dispositivi nello spazio. Il primo ambiente, quello del nuotatore, no? Nel quale appunto avete visto l'ambiente fatto tentando di riprodurre, anzi riproduceva una piscina davvero con migliaia, decine di migliaia di tesserine di vetro azzurro, per anni ha, così l'abbiamo definito, videoambiente, no? Mentre gli ambienti nel quale l'interattività diventava una presenza e si manifestava, e il dispositivo si manifestava attraverso alcuni elementi, abbiamo provato a definirli ambienti sensibili. Adesso non so se ovviamente prima di noi l'hanno usato altre persone, ma noi siamo riusciti a mettere a fuoco in alcune realizzazioni questi elementi. Faccio un salto perché ricollega al tema proprio anche della giornata, vedete il Giardino delle Anime, è del 97, è uno spazio sensibile, corale, che è anche uno spettacolo teatrale orizzontale, nel quale il pubblico e più persone del pubblico, quindi con un'attività corale, no? Metteva in scena il mito di Teseo, Arianna e il Minotauro, che a sua volta rappresentava la richiesta del committente. Il committente era il Museo di Metropolis, che avete visto nelle immagini, era quell'edificio ad Amsterdam costruito da Renzo Piano, che ospitava il Museo dell'Uomo. All'ultimo piano di questo museo la direzione aveva creato uno spazio che voleva dedicare all'inconscio, all'inconscio freudiano. E non sto a raccontarvi tutte le problematiche, le idee, abbiamo realizzato questo spazio sensibile che ruota attorno a un tappeto sensibile in grado di discernere fra figure in primo piano e sfondo, e che permetteva a visitatori e a più visitatori di generare un doppio elettronico, no? E la cura di questo doppio elettronico permetteva al visitatore di avviare, di far progredire il racconto, la messa in scena del mito di Teseo, Arianna e il Minotauro. E il fatto che gli attori che interpretavano questa messa in scena orizzontale si muovevano determinati dalla posizione e dal fatto che l'utente premesse con il piede una parte o quell'altra della figura in silhouette. Quest'opera, come gran parte delle opere che ci è capitato di realizzare, questa come una committenza aveva già una destinazione, quindi museale, permanente, era però non un intero museo, ma era una sala del museo, no? Come vedete diventa una sorta, come si diceva anche stamattina, una creatura che vive, no?
no? Che prende vita e che molto spesso, come capita in Frankenstein, prende vita da sé e sfugge dalle mani del proprio creatore. Queste immagini che vedete in parte lo determinano, perché come avete visto nelle immagini precedenti, quelle persone, fra cui c'era anch'io, che un po' si muovevano impacciate sul tappeto, erano gli psicologi e psicanalisti, i bambini, no, approfittando della superficie di proiezione del feltro, è per loro diventato un grande parco giochi, e il poter interagire con delle figure e imitare i movimenti è diventato, come avete visto, un bel parco giochi per utenti che non sospettavamo proprio per niente fossero o diventassero. Apro e chiudo una parentesi, perché questa esperienza ci ha, a quel tempo l'abbiamo deciso, ecco, devo dire che a quel tempo l'abbiamo deciso coscientemente, tutti i metadati che derivavano dalle interazioni tra i visitatori, no, utenti e le immagini, non li abbiamo voluti tenere presente. Abbiamo avuto, ve lo confesso, una sorta di pudore, dico proprio, io uso proprio questo termine, perché forse adesso un po' ci rammarichiamo, ma a quel tempo proprio, anche perché il museo, no, confermo, lo riporta anche Paolo Rosa nei suoi testi, un museo è sempre un'operazione fortemente politica, non partitica, mi riferisco proprio alla dimensione politica, e quindi il tema proprio di gestire dati con un'autonomia all'insaputa di chi li generava, ecco, ci è sembrato non una strada che volevamo fare. Però inconsciamente o inavvertitamente, direi, è capitata una cosa molto interessante. Quando dopo 2 o 3 giorni di attività del museo, una sera abbiamo spento le luci dell'installazione e abbiamo acceso le luci di servizio, il grande tappeto di feltro bianco, no, ci ha rivelato una cosa curiosissima, che c'erano 2 tipologie di percorsi che risultavano dalle impronte per terra, e una era quella che noi abbiamo definito i timidi, che descrivevano dei percorsi attorno alle figure che si muovevano, e gli altri, per scherzo ovviamente, erano stata una cosa immediata, che abbiamo definito i sardici, invece erano quelle persone che avevano proprio lasciato l'impronta sui corpi e indeterminati, devo dire, punti dei corpi. Per cui anche non volendo siamo stati un po' testimoni di questi, diciamo, metadati, in questo caso erano delle informazioni fisiche vere e proprie, che ci raccontavano altre cose ancora. Questa prima esperienza di lavoro su commissione con un tema che noi reputavamo casuale nell'arco della nostra attività, invece se poi rilevata in questi ultimi 15-20 anni della nostra attività, uno degli ambiti decisamente più interessanti. E tenendo conto comunque del tema che è commissionato
nel rispetto dei contenuti che si riferiscono ai temi, noi abbiamo sempre provato a elaborare, verificare continuamente le nostre riflessioni su il rapporto tra essere umano e macchina. Ecco, un grande cambiamento significativo per noi è stato uno dei primi musei, anzi se non il primo museo interattivo che abbiamo realizzato, e risale all'anno 2000. È il museo audiovisivo della Resistenza a Fostinovo, e in una piccola località vicino a Sarzana. Per noi è stato emblematico perché realizzando questo progetto sono successe diverse cose. Uno, ad esempio, la persona che avete appena visto è Paolo Ranieri, il nonno di Paolo Ranieri di Carnacchina, che venne da noi un giorno, lui aveva fatto l'assistenza sull'Appennino Tosco Vignano e ha detto: io voglio da voi un museo, Museo della Resistenza, ma non voglio fare il classico museo con oggetti, ciberne, camicia del partigiano ferito e quant'altro. Io vi metto a disposizione 30-40 sopravvissuti, no, alla guerra e le loro testimonianze. E no, voglio, facendo questo, che sia realizzato un museo che sia pensato non per chi ha vissuto quei momenti, ma anche per le generazioni che verranno in futuro. E quindi noi fino a quel momento avevamo realizzato opere dentro nello studio, nelle sale di posa, siamo usciti, le persone cominciavano ad avere una certa età, e quindi ci siamo spostati e abbiamo cominciato a raccogliere le testimonianze. Le testimonianze, come vedete, in questo modo, isolando i testimoni dal contesto e riproponendo il contesto in una parte separata dell'istillazione che era per giunta sensibile. Chi sfiorava queste simulazioni di oggetti riferiti al tempo messi sul tavolo. Il museo è molto piccolo, è molto semplice, è fatto da una serie di schermi, gli schermi dei testimoni, e un tavolo di legno su cui sono appoggiati dei simulacri di oggetti legati al tempo: l'album delle fotografie, un diario, un quaderno diario, un epigrafe e quant'altro. Toccando si avviano le testimonianze. Beh, no, devo dire che a distanza di anni, il progetto è iniziato nel 98, è stato inaugurato nel 2000, a distanza, e questo è un altro argomento di cui abbiamo parlato oggi, l'obsolescenza e il valore di un museo, la cui componente multimediale molto forte, no, posso dire che caricando di senso e scegliendo le modalità con cui la storia viene raccontata, e devo dire che le moderne tecnologie sono in grado adesso di, come dire, riportare in vita, no, una tradizione culturale molto forte come la tradizione del sapere trasmesso oralmente, e mai come in questo momento le tecnologie servono a valorizzare, conservare e a mostrare questi beni sì che sono effettivamente immateriali e che non
e che in questo caso fortunatamente, no, le tecnologie permettono di riproporre. A distanza di anni le persone che sono stati testimoni, e apro e chiudo una parentesi, tutti i testimoni del Museo della Resistenza hanno donato la loro testimonianza. Quindi c'è una componente dei musei che noi dopo questa esperienza abbiamo chiamato di narrazione, perché di fatto non c'è niente di oggettuale, c'è solo un pretesto scenografico per raccontare meglio, no, la storia, giusto appunto come anticamente si faceva quando ci mettevamo in circolo attorno al fuoco, no? E il racconto, no, veniva trasmesso e condiviso tutti insieme. Ecco, questo mantiene l'efficacia, il museo è ancora aperto, tecnologicamente, come avete visto, sono dei sensori di una semplicità ormai disarmante, quasi disarmante, perché una battaglia che noi stiamo continuamente combattendo, a volte vinciamo e a volte perdiamo, ma la guerra non è ancora conclusa, è proprio questo discorso. L'industria ha ridotto percettivamente, no, le nostre capacità nelle superfici interattive che noi abbiamo a disposizione, prevalentemente sono dei touch screen lisci, vetrificati. Noi fin dall'inizio abbiamo invece tenuto conto sensorialmente, quindi un altro canale, oltre alla vista, no? La capacità di spostarsi, la voce, il suono, così, quindi anche il tatto fosse un elemento estremamente importante. Dal punto di vista ovviamente industriale questo non è stato possibile, ma questa ricerca sul rendere sensibili diversi materiali e completare il nostro racconto, no, con altri elementi sensoriali, per noi continua e le sperimentazioni vanno avanti. Fino ad arrivare anche, ecco, a una cosa importante di cui magari oggi si è parlato di meno, ma è un elemento estremamente importante, il suono. Ovviamente non sto a ripetere delle cose banali, nel cinema è il 50%, no, dell'efficacia, dell'importanza, anche per i video, no? E per noi è stata una grande esperienza, una grande scuola lavorare con i compositori per i nostri lavori, per le nostre ricerche, compositori che molto spesso ci definivano le orecchie mozze, perché avendo una formazione visiva tenderanno, no, non più adesso fortunatamente, ad avere un'attenzione per il suono leggermente secondaria. Tamburi a sud, no, l'ho ve l'ho fatto vedere, proprio perché la dimensione sonora era una dimensione molto presente nell'installazione, no? E quindi oltre alla superficie sensibile del tamburo, avevamo fatto per costruire questi tamburelli da degli artigiani napoletani, no? Oltre a suonare con delle frequenze particolari basse, e quindi e oltre ad aver reso sensibili le superfici del tamburello che permettevano di muovere l'immagine, questa mano che tratteneva un oggetto simbolico al suo interno, è stata la nostra escursione, uno di quei tentativi di capire e indagare la dimensione della rete, no? Delle reti e di internet, no? Questa ricerca
fatta con delle percussioni dell'oggetto trattenuto nella mano, no? E il fatto di nell'interattività portarlo a scoprire e a riconoscerlo, no? Passava in una seconda condizione, quindi questa esplorazione e ritrovamento dell'oggetto poi veniva ampliata con la spedizione di un messaggio o dell'oggetto stesso in uno dei molteplici indirizzi che il sistema aveva in memoria e inviava proprio come il messaggio di un tamburo ad una distanza a cui il suono del tamburo non poteva andare, ma che il tamburo, il tam-tam per il tamburo, evocava come pratica. A sua volta chi lo riceveva poteva restituire il messaggio modificato, no? E questo ritorno del messaggio costruiva una mappa del mondo. Bene, allora se mi concedete ancora un paio di minuti, vi vorrei far vedere ciò che in realtà da questa esperienza nata dalla richiesta di un ex partigiano ha praticamente determinato e sviluppato tutta una sorta di, direi quasi, genere realizzativo, insomma. Da una parte Studiazione ha sviluppato un format che si chiama il portatore di storie, che indaga proprio il rapporto del territorio e dei suoi abitanti, e dall'altra parte ha generato un altro format che si chiama Meditazioni Mediterraneo, che esplora attraverso, diciamo, degli elementi legati ai sensi, no? Le culture che si affacciano al Mediterraneo. Volevo farvi vedere per concludere questa realizzazione. Come vedete è del 2008, 10 anni fa. Ho voluto mostrarvi tutta una serie di realizzazioni di qualche tempo fa, proprio per ribadire quello che avevo detto all'inizio. In Italia la ricerca e le capacità creative ed espressive della ricerca rispetto alle tecnologie, il rapporto tra uomo e tecnologie, non ha niente a che invidiare gli altri paesi. Anzi, in alcuni momenti, devo dire, e forse ancora adesso, possiamo esprimere forza, creatività e originalità nella ricerca che ci permette proprio di contribuire a capire la natura di questi mezzi che utilizziamo. Ecco, come vedete, questa è diventata una sorta di indagine di rapporto tra il territorio e i suoi abitanti, perché attraverso questo muro sul quale si incamminavano le persone, il territorio veniva raccontato principalmente, era un territorio emotivo, invisibile, dai testimoni, i narratori, no, erano tenuti fermi dal muro, reso sensibile, e le loro storie diventavano il contenuto vero e proprio. Alla fine c'era una seconda stanza, comunque, dove il contesto delle narrazioni era riproposto in modo più specifico e applicato.
tenevo a rilanciare a chi mi ha preceduto e anche a chi verrà dopo dei temi che sono nati spontanei dopo che abbiamo realizzato a Milano una mostra che non voleva essere retrospettiva, tant'è vero che l'abbiamo, il sottotitolo era retroprospettiva, non voleva essere il sarcofago che ci celebrava, anche se ormai abbiamo raggiunto e superato l'età pensionabile e quindi potremo permetterci, no, quelle attività piacevoli e svaganti di cui Vittorio citava prima all'inizio, ma invece rilanciamo e quindi ci domandiamo e ci siamo posti degli interrogativi. Alcuni di questi interrogativi li condivido con voi, uno di questi è proprio se le tecnologie che abbiamo in tasca tutti i giorni e che utilizziamo quotidianamente, è il momento, no, dopo che loro stessi ci hanno permesso di essere sempre più veloci, di andare sempre più distanti, di conoscere più persone, di essere collegati a sempre a più persone, se forse non è arrivato il momento di domandarci se questi oggetti, se queste tecnologie non ci possono aiutare a esplorare un universo che non è più fuori di noi, sempre più distanti, ma è quell'universo che sta dentro di noi e di cui noi in gran parte non ne conosciamo l'aspetto o il modo forse di manifestarsi in modo insospettabile.